Sì, diciamo che, sai, in questi giorni lo avevo, tra virgolette, sai quando dici lo hai visualizzato, perché diciamo che conoscevo il portiere avversario, abbiamo giocato insieme in Serie C a Melfi e sapevo che era un portiere di altre categorie, cioè non merita di fare la Serie D, quindi sapevo che avrei dovuto fare un bel, cioè per segnargli avrei dovuto fare un bel gol. Non mi aspettavo questo, però sicuramente ben venga questo gol e ben vengano i 3 punti, perché questi qua servivano, i 3 punti che ci fanno stare un attimino più tranquilli. Sì, diciamo che siamo, non voglio essere troppo ottimista, ma siamo all'80%, ci mancano quei passi decisivi e se li facciamo nel più breve tempo possibile, poi chissà, sognare è lecito e possiamo dire la nostra nelle ultime partite, però se facciamo quegli ultimi punti che servono per la salvezza nel più breve tempo possibile, secondo me ci possiamo divertire e penso si possano divertire anche i tifosi. Penso che vi sia mancato anche un po' giocando come questo, proprio come terreno di gioco, inteso come gioco che vi voleva, come terreno di gioco che voleva favorire in alcune azioni, alcune giocate, ed è arrivato forse un po' troppo tardi nella stagione. Sì, io credo che comunque vada a merito al presidente che è ancora qua, che ha saputo coltivare i nostri pensieri e noi non ci vogliamo mai creare gli alibi, perché quando gli dicevamo che giocare su un campo che comunque merita un'erba diversa, perché io a San Francisco ci ho giocato tempo fa ed era un tappeto, quello di oggi non si può chiamare campo secondo me, ma perché ne va proprio della qualità di tutti i singoli giocatori e anche dello spettacolo che può offrire a un tifoso, perché il tifoso viene al campo per divertirsi. Io penso che oggi se c'erano 500 tifosi e si sono visti la partita, io penso che la prossima domenica ce ne saranno 1000, perché comunque se la squadra gioca bene, crea occasione, si diverte, io penso che poi ne può gioire tutto l'ambiente nocerino e tutta la squadra e tutto l'ambiente molosso, insomma. Era importante, si è sentita la carica dei tifosi, giocare a 4 metri da una diossina del genere penso che abbia pesato sia su di voi, però positivamente che si sia pesato. Sì, certo, giocare in queste piazze, ovviamente quando non c'è la pista che ti separa, li senti proprio come se stessero sulla tua spalla ad incitarti. È il nostro 12° uomo in campo, ma veramente, perché comunque so che significa, perché io sono cresciuto nel settore giovanile della Salernitana e avere in queste categorie una nocerina non ha rivali. Continuando così, ripeto, abbinando un bel gioco, penso che i tifosi si possono, cioè ci può essere una propaganda per far sì che vengano sempre più tifosi e vedere anche comunque uno stadio di 2000 spettatori pieno a 1 metro da te significa che crei quella bolgia che ti fa dare il 200% in campo. Fabio, si è parlato molto di Nocerino, ma non si è parlato di te, secondo me consecutivo Diciamo, io l'ho detto nelle interviste precedenti, io veramente sono non amareggiato, però so che in 25 partite ho visto i miei compagni gioire, diciamo è come se una parte di me fosse ancora incompleta e io penso che giocare 5 minuti, 10 minuti a gara in corso, semmai quando una gara è compromessa, non puoi esprimerti così come quando lo fai da titolare, penso che i miei numeri parlano chiaro. Ho fatto 6 partite di titolare, ma non per presunzione, ho fatto 3 gol, 2 assist e credo e non voglio fermarmi qua, perché se il mister mi darà ancora la possibilità di giocare titolare queste ultime partite, voglio guadagnarmi la riconferma per l'anno prossimo. L'ho detto la scorsa settimana e lo ripeto questa settimana, perché comunque giocare a Nocera non è per tutti e io voglio esserci anche sia ora sia il prossimo anno. Un urlo che sa di liberazione al tuo gol, tutti gli altri compagni di squadra sono lì da te, è stata una liberazione, nonostante avessi segnato già domenica scorsa, però Ma sì, ho visto tanta soddisfazione quello che credo si è che fatto. comunque ai miei compagni gli trasmetti soprattutto la professionalità, perché comunque allenarsi per 25 partite e non giocare mai, 24 partite e non giocare mai e farsi trovare punto ed essere determinante, penso che comunque abbiano rivisto parte del riscatto in me.
anche chi gioca e chi non gioca, e quindi sono contento per ciò e siamo contenti che siamo un bel gruppo, perché comunque sì, ci possono essere episodi spiacevoli, qualche screzio, però alla fine quello che conta è che forse ci ha mandato avanti per tutto questo periodo tra le incomprensioni, ripeto, è proprio il gruppo e sono contento di ciò. Sul rientro di Giorgio, la domanda che volevo fare al mister, proprio con te, hai trovato, comunque anche avete trovato in questi momenti un partner d'attacco comunque di grande importanza, che comunque era stato fuori per oggi ti ha aiutato molto? Sì, certo, io diciamo che le mie caratteristiche si sposano bene con un elemento comunque di, non di peso, però comunque che tenga in apprensione le difese avversarie. Se gioco al ridosso tipo di una punta del genere e mi crea spazio e mi dà il tempo e lo spazio per agire, posso far male, quindi che sia Felice o che sia Kevin, penso che poi ne giova anche il mio partner d'attacco, perché comunque il primo tempo ha avuto un'occasione sui miei piedi, oppure Peppe Ruggero la stessa cosa, gli ha dato una palla. L'importante è creare lo spazio per noi, che semmai abbiamo un po' più di qualità, che possiamo metterlo anche al suo servizio e per fargli fare quello, che sia Felice o, ripeto, che sia Kevin, però comunque sta di fatto che sono due ottimi giocatori con cui mi trovo alla grande.